Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di un SMS inviato direttamente dall'INPS nelle scorse ore. Vediamo insieme che cosa contiene in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Nelle ultime ore, coloro che ricevono il bonus bebè hanno ricevuto un SMS direttamente dall'INPS. L'SMS avvisa delle conseguenze del mancato rinnovo dell'ISEE. Infatti l'INPS ha posto l'attenzione più volte sull'importanza di rinnovare l'ISEE, ovvero l'indicatore di reddito, il prima possibile per non rischiare una riduzione dell'importo che viene riconosciuto attraverso il bonus bebè, o meglio detto assegno di natalità. Sappiamo bene che l'ISEE serve anche per determinare l'importo del reddito di cittadinanza. Nello specifico il messaggio recita: l'ISEE scadrà il 31 dicembre 2021, dal 1 gennaio rinnovare l'ISEE 2022 prima possibile perché la rata piena dell'assegno di natalità spetterà dalla data del rinnovo. In realtà è un messaggio che l'INPS invia ogni anno appunto per non fare dimenticare i percettori di tale bonus di rinnovare l'indicatore di reddito. In ogni caso questo SMS ha messo in allarme i beneficiari del bonus bebè, i quali hanno scritto diversi commenti nei nostri video chiedendo se l'SMS fosse stato realmente inviato dall'INPS. Una giusta preoccupazione, perché non è la prima volta che arrivano delle truffe via SMS, di cui abbiamo parlato più volte nei nostri precedenti video, ma in questo caso il messaggio è autentico, dunque è un messaggio che proviene direttamente dall'Istituto di Previdenza Sociale. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.